Dalla chiesa conventuale di Sant'Anna in Foggia vi raccontiamo quotidianamente in questo periodo di quarantena il minuto di storia con Padre Pio. E oggi vogliamo raccontarvi quanto accadde a Pietrelcina il 20 di aprile del 1914, perché Padre Pio in questo periodo era a Pietrelcina per una strana malattia che lo costringeva a restare a casa. E dalla sua Pietrelcina, dalla sua torretta, scrisse una lettera interessante a Padre Agostino e scrive: «Non vi nascondo le strettezze che prova il mio cuore nel vedere tante anime che vanno apostatando da Gesù. E quello che più mi fa ghiacciare il sangue intorno al cuore, sì, è che molte di tali anime si allontanano da Dio, fonte di acqua viva, per il solo motivo che si trovano esse digiunte dalla parola divina. Le messi sono molte, scrive Padre Pio, gli operai sono pochi. Chi dunque raccoglierà le messi nel campo della Chiesa, che sono ormai tutte imminenti alla maturità? Andranno esse disperse sul suolo per la paucità degli operai? Saranno esse raccolte dagli emissari di Satana, che purtroppo sono moltissimi, assai attivi? Ah, non permetterà mai il dolcissimo Dio, scrive Padre Pio, si muova a pietà della umana indigenza che sta divenendo estrema. Preghiamo per la causa della Santa Chiesa, nostra tenerissima madre. Consacriamo e sacrifichiamoci tutti a Dio e totalmente a questo fine. Ed intanto aspettiamo, aspettando.